Corre sull'asse Campania Puglia, il traffico di rifiuti speciali sulle strade interne dove si pensa di poter scampare ai controlli delle forze dell'ordine, ma ultimamente forse per disorientare le stesse anche sulla Napoli-Bari. Da tempo il comando provinciale dei carabinieri di Avellino ha disposto una vera e propria rete di controlli in tutta la provincia proprio per ostacolare questo traffico molto lucroso. Altri due arresti nelle ultime ore, due foggiani di 39 e 27 anni. Sono stati i carabinieri di Castel Baronia ad intercettare l'autocarro con a bordo i due pregiudicati. Non un caso. Le forze dell'ordine ultimamente stanno agendo sul territorio anche in borghese per osservare alcune situazioni senza farsi accorgere. I carabinieri si erano appostati all'uscita del casello autostradale di Vallata, hanno notato l'autocarro vuoto che transitava ed hanno avvertito la compagnia di Ariano, subito il pedinamento, poi l'intercettazione del camion, un Fiat Iveco, sul quale erano stati caricati 10 quintali di rifiuti pericolosi, ingombranti e speciali. Ovviamente i due non hanno saputo fornire spiegazioni sulla totale assenza di autorizzazione per quel tipo di smaltimento. Sono stati arrestati e tradotti nel carcere di Ariano Irpino. Sull'autocarro sono stati rinvenuti rifiuti molto pericolosi come filtri d'olio esausti, marmitte, dischi e pasticche per freni di automobili e così via. Le indagini sono coordinate dal procuratore capo di Ariano Irpino, il dottor Luciano De Emanuele, e dal sostituto Michela Palladino.